Radio Radicale, siamo col senatore Marco Scurria di Fratelli Italia, vicepresidente della Commissione Politiche Europee, per parlare con lui di un altro vicepresidente, quello della Commissione Europea, Raffaele Fitto, che è passato al voto del Parlamento Europeo con tutta la Commissione Europea. Allora, il risultato c'è, però mi sembra che parecchi giornali non l'abbiano voluto riconoscere o abbiano voluto smorzare la portata di questo voto che insomma la partita era particolarmente difficile perché noi ricordiamo tutti da dove era partita Giorgia Meloni che non aveva votato la fiducia alla von der Leyen. Oggi che diciamo? Oggi diciamo che, come sempre, vengono smentite le Cassandre, i gufi, scherzi a parte. Diciamo che la politica è una cosa seria, la politica viene fatta attraverso programmazione e progettazione. L'Italia poteva avere un commissario europeo, perché questo insomma prevede, come dire, la norma europea, perché ogni governo esprime un commissario, ma questo non significava nulla. Il vero capolavoro politico di questo governo di Giorgia Meloni è stato quello di non solo avere un commissario che era scontato, di avere un commissario che faccia il vicepresidente e che faccia il vicepresidente esecutivo. Sono parole che in Europa hanno un peso. Il vicepresidente esecutivo è un vicepresidente che coordina altri commissari europei per un portafoglio di circa 1.000 miliardi di euro, stiamo parlando di questo nei prossimi 5 anni, di cui Fitto avrà in qualche modo la responsabilità, su temi oltre a quelli strettamente legati a Fitto, quindi coesione, PNRR, eccetera, ma anche trasporti, agricoltura, tutti i temi, cioè, in cui l'Italia ha da dire o soprattutto da chiedere all'Unione Europea cose importanti. Ecco, questo è stato un tema in cui un conto è l'aspetto politico, cioè all'inizio la von der Leyen ha scelto una maggioranza politica da cui farsi sostenere al Parlamento europeo, che è stata una maggioranza che poi di fatto è quella uscita sconfitta dalle elezioni europee in molti paesi, socialisti, liberali, popolari, forse un po' diverso, una parte dei Verdi, e non ha voluto prendere in considerazione i conservatori europei, che era invece una delle forze che erano uscite meglio dalle elezioni europee, basta vedere il risultato italiano e non solo. Questo era un aspetto. Poi c'era l'aspetto di come costruire la Commissione, e lì il peso dell'Italia invece si è fatto sentire, anche se non aveva votato la von der Leyen, proprio perché è stato portato avanti un progetto politico da parte di un paese forte, con un governo che tutti sanno che arriverà alla fine della legislatura, mentre altri governi, sappiamo che il governo tedesco si è di fatto dimesso, nel senso si è accettato di fare delle elezioni anticipate a gennaio. Il governo francese Insomma, sappiamo sappiamo che non gode di. com'è uscito cioè com'è nato dopo le legislative. Esatto, devo dire che anche in Spagna alcune situazioni fanno pensare che sul governo non sia proprio così L'abbiamo visto anche nella forte. partita della Commissione europea. Esatto, esattamente. Quindi alla fine per tenere una commissione c'è bisogno dei governi nazionali anche forti che facciano risuonare nel Consiglio europeo quello che poi la Commissione decide, che il Parlamento porta a contribuire alla decisione. Quindi penso che alcuni giornali non l'abbiano voluta troppo enfatizzare questa storia, perché hanno enfatizzato molto quella precedente. Quindi, siccome sono stati smentiti, come tutte le notizie che non fanno comodo, non vengono raccontate. Oggi, per esempio, vedevo pochi giornali che stanno raccontando, cambiando un po' l'argomento, ma neanche troppo, di quello che sta succedendo a Milano in questi ultimi 2 giorni, no? Perché pone un tema di come va gestita l'immigrazione, di come va considerata l'integrazione nei paesi europei. E quando qualcuno comincia a dire che alcuni rappresentanti delle forze di polizia cominciano a dire che ci sono interi quartieri o piccole città dove loro non riescono a entrare più, penso che il grido d'allarme su come debba essere gestito questo fenomeno a livello, ripeto, europeo, a livello globale, non è certo l'Italia da sola che può dare queste risposte, ma l'approccio culturale e politico a questo problema forse dovrebbe essere posto. Vuole fare una riflessione su come le forze politiche italiane, alcune forze politiche, io cito il PD ma anche la Lega, si sono comportate in questa vicenda che chiedeva il sostegno di tutti, che però poi alla fine Giorgia Meloni
con la sua abilità è riuscita comunque a trovare. Io non voglio fare il ruffianello politico di Giorgia Meloni, però insomma non era facile. Io ovviamente sono di parte, quindi magari essendo Fratelli d'Italia può sembrare facile parlare bene di Giorgia Meloni, ma è una facilità dovuta non tanto alla sua al rapporto, alla conoscenza, al cammino politico fatto insieme. È un fatto. L'altro giorno parlando con un esponente diplomatico mi diceva che quando sono stati all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, diceva il senatore, non ci crederà, ma tutti vogliono parlare con Giorgia Meloni. È stato difficile gestire bilaterali, rapporti, appuntamenti, perché tutti vogliono parlare con lei. È un fatto, c'è la capacità e la credibilità del governo italiano e della persona Giorgia Meloni, di come sta portando l'Italia nuovamente al centro del dibattito europeo e mondiale su tante vicende in Europa, ma vale per le questioni del Medio Oriente, vale per la guerra, in Ucraina. Penso che alla fine, per quanto i giornali facciano finta di niente, sia sotto gli occhi di tutti. E se il consenso e proprio la quasi partecipazione emotiva che il popolo italiano ha, a prescindere dagli orientamenti politici nei confronti del Presidente del Consiglio, lo dimostra in tutti i sondaggi, al di là dei partiti, penso che, ripeto, nasconderlo si faccia solo, non solo cattivo giornalismo, ma si rischia anche di essere un po' ridicoli. Adesso si rema tutti dalla stessa parte oppure... Ah sì, si rema tutti dalla stessa parte, poi insomma c'è un Parlamento, ci sono vari partiti, insomma è chiaro che se ci sono più partiti vuol dire che anche in una coalizione di maggioranza ci sono alcuni aspetti che chiaramente ogni partito predilige di più, ha maggiore interesse rispetto ad altri, fa parte insomma del gioco di una coalizione, di una politica, ma insomma se basta riguardarsi anche qua un po' indietro. Abbiamo visto coalizioni perdersi molto più facilmente di un normale dibattito che esiste e che secondo me è anche giusto che poi il Parlamento, se deve avere un ruolo come è ovvio che lo debba avere, non è che possa sconvolgere più di tanto se in Parlamento ci sono alcune dinamiche che non sono esattamente quelle che riproposte all'interno di un governo. L'importante è riportarlo tutto in un'unica direzione, come abbiamo fatto in questi 2 anni quasi e mezzo, come succederà nei prossimi 2 anni e mezzo. Grazie, ringrazio il senatore Marco Scurria di Fratelli d'Italia, vicepresidente della Commissione Politiche dell'Unione Europea, col quale abbiamo parlato del traguardo ottenuto dall'altro vicepresidente Raffaele Fitto. Grazie. Grazie a voi, grazie.